Salve a tutti i lettori di Android Blog. Oggi un oggetto particolare, nuovo, insolito, una sveglia Bluetooth, quindi anche uno speaker con una caratteristica particolare, forse ve ne siete già accorti, wireless charging. In pratica questa sveglia ricaricherà durante la notte il vostro dispositivo, il dispositivo che appoggerete sopra la sveglia. Passiamo quindi subito a fare l'unboxing, vediamo cosa c'è all'interno. Allora, troviamo subito il caricabatterie. E successivamente un cavo jack 3.5, un po' di polistirolo per imballaggio, la manualistica e ovviamente la sveglia. Togliamo la plastica di questa sveglia e vediamo un attimino il funzionamento. Allora, la sveglia si presenta di materiale probabilmente similegno, comunque sì, forse anche legno, comunque molto lucido, con dei tasti soft touch nella parte superiore. Questo è il dispositivo di ricarica wireless. Sul lato posteriore sinistro il primo speaker, sul lato posteriore destro il secondo speaker. Qui di fronte possiamo vedere, una volta accesa la sveglia, l'orario, se è impostato o meno la sveglia. Pulito il fondo se non per questi gommini per appoggiarla. Sul lato posteriore invece troviamo il connettore per la ricarica tramite appunto il caricabatterie da 5 volt. Un ingresso di un jack da 3.5 per la connessione audio esterna. I tasti per il settaggio della sveglia, dell'ora e del formato dell'ora e quant'altro. Carino il design, vediamo subito quindi di accendere. Abbiamo quindi collegato la radiosveglia. Ecco che vediamo come sul frontale mostra la data, la temperatura, mentre nella parte superiore abbiamo questa serigrafia che probabilmente, anzi sicuramente, ve lo dico già adesso. È il posto dove risiede il dispositivo di ricarica wireless, dei tasti soft touch che vi permetteranno quindi di rispondere alle chiamate perché ha anche un microfono al suo interno, alzare e abbassare il volume o stoppare la sveglia. Lato sinistro speaker, lato destro uguale altro speaker, quindi speaker da entrambe le parti. Nel retro, ecco, troviamo il connettore per l'alimentazione, il connettore per l'audio esterno, i tasti per regolare l'ora e la sveglia. Nella parte inferiore, ovviamente, niente, a parte questi gommini in plastica per il sostegno. Vediamo subito quindi come si comporta per la ricarica del nostro Nexus 5. Ecco, questo diciamo suono che avete sentito indica che il dispositivo si è connesso, sta ricaricando in questo momento il Nexus 5 e ci è bastato semplicemente appoggiarlo. Ora avviciniamo il tutto alla videocamera, non so se si riesce a vedere, comunque il dispositivo in questo momento è in carica. Un'altra cosa che possiamo fare è provare a fare una chiamata per esempio al 119 perché abbiamo collegato Benvenuta il nel servizio di dispositivo tramite assistenza. La il chiamata è gratuita. Bluetooth. Se vuoi conoscere l'offerta che Tim ha riservato per te, premi 1, altrimenti. Tramite questo tasto possiamo anche quindi interrompere la chiamata, oltre che regolare il volume tramite questi due tasti. Con questo interrompiamo, come vi dicevo, la sveglia. A questo punto facciamo un'ultima prova su YouTube. Sentiamo una canzone, vediamo come si sente l'audio. Ovviamente volume al massimo.
Non male, non male, devo dire. Comunque questi speaker ve li faccio sentire un'ultima volta. Andiamo avanti. Perfetto, ottimo, devo dire l'audio distorce, guardate, lievemente proprio se lo teniamo al massimo, ma ovviamente stiamo parlando comunque di un dispositivo radio sveglia, non radio, anzi scusate, sveglia, quindi comunque non ci aspettavamo, ecco, queste performance inizialmente. Devo dire che il dispositivo è molto carino, il design è anche apprezzabile con queste linee in legno, comunque finto legno molto lucido. Un prodotto interessante. Se volete, acquistarlo, trovate il link in recensione. Ciao!